Buonasera. Allora, iniziamo come sempre con la situazione la più preoccupante, cioè la situazione sanitaria. I dati di oggi sono questi, parlo prima dei dati provinciali, poi di quelli cittadini. In provincia abbiamo oggi 157 positivi, siamo in attesa di ricevere gli esiti di ben 180 tamponi, pare che ci siano dei ritardi. Non pare, certo che ci sono dei ritardi sulla lettura dei tamponi. Abbiamo sempre a livello di dato provinciale 99 ricoverati e abbiamo avuto all'ospedale di Enna, non tutti ovviamente nostri comprovinciali, anche altre persone, 20 decessi. La situazione in provincia la conoscete un po' tutti, risente in particolar modo di alcuni comuni che sono stati e sono focolaio dell'infezione e purtroppo negli ultimi 2 giorni della situazione di Troina, che conoscete, che ha portato anche lì a misure eccezionali, essendo stata istituita a Troina una zona rossa e addirittura inviato l'esercito con i medici e i sanitari dell'esercito. La situazione comunale invece è una situazione, per fortuna, in questo contesto assai più tranquilla. Ad Enna città abbiamo avuto 10 positivi, di cui 2 già guariti, uno ricoverato, uno solo ricoverato e uno purtroppo già da qualche giorno deceduto. Siamo in attesa però di ricevere gli esiti di 14 tamponi. All'ospedale di Enna, pur tra le tante difficoltà, si lavora per cercare di farsi trovare pronti nella ipotesi che speriamo non si verifichi mai, cioè di un incremento dei contagi, e sono stati ad oggi realizzati 16 posti dai 7 che c'erano in partenza di rianimazione e sono assicurati ben 98 posti di ricoveri. Questa è la situazione sanitaria in provincia e anche al comune di Enna, dove possiamo dire che non ci sono crescite esponenziali di numeri, pur con il limite dei tamponi che ritardano e sui quali dunque non si può fare nessun ragionamento. Andiamo all'altra questione, assai importante, perché come amministrazione comunale e come COC, il centro operativo comunale, che è il luogo dal quale io vi parlo ogni volta che facciamo un collegamento, abbiamo affrontato la questione, chiamiamola più economico-sociale, nella consapevolezza che questa situazione ha determinato a carico di tanti di noi delle situazioni di difficoltà, magari contingente, ma di ordine economico, perché chi non ha lavorato nel mese di marzo, adesso si trova in una oggettiva situazione di difficoltà. E abbiamo, attivato, partiremo dopodomani, cioè mercoledì, e domani sarà il giorno in cui vi daremo tutte le informazioni necessarie, qualche anticipazione ve la farò, però l'appuntamento è per domani quando daremo tutte le notizie che vi saranno indispensabili per accedere a questo servizio. Abbiamo, dicevo, strutturato questo grande intervento di assistenza ai cittadini attraverso la consegna di pacchi con generi di prima necessità, generi alimentari ovviamente, ma anche non alimentari, quali strumenti per la pulizia della persona, degli immobili e altri strumenti necessari, diciamo, nella vita quotidiana. Per fare questo, noi lo stiamo facendo, credo, con anticipo rispetto a tutti gli altri comuni. Lo stiamo facendo infatti con fondi dell'amministrazione comunale. Abbiamo stanziato con una variazione di bilancio che la Giunta ha deliberato qualche ora fa
abbiamo stanziato 150.000 euro che andranno a coprire le prime, adesso poi vedremo i fabbisogni, noi abbiamo stimato che ci saranno circa 1.200 nuclei familiari che avranno bisogno di assistenza. Quindi questi 150.000 euro andranno a coprire probabilmente un paio di settimane, forse tre, certamente non tutto il mese di aprile. Lo dico per dire che le cifre che sono necessarie oggi per dare assistenza a chi ne ha bisogno a causa della chiusura delle attività commerciali sono cifre rispetto alle quali lo stanziamento del governo nazionale è assolutamente insufficiente. I 400 milioni, senza entrare nel merito poi delle anticipazioni e di questioni tecniche che non interessano ai cittadini, ma i 400 milioni di euro stanziati per tutti i comuni d'Italia consentono al comune di Enna di avere, consentiranno al comune di Enna, perché ovviamente noi stiamo partendo perché abbiamo messo i soldi del bilancio comunale, come dicevo, ma consentiranno al comune di Enna di avere uno stanziamento di 189.000 euro, che sono cifre necessarie forse per coprire il fabbisogno di tre settimane. Come capite, questa è un'emergenza che purtroppo non durerà tre settimane. Quindi auspichiamo tutti che ci sia da parte del governo nazionale un serio finanziamento, che non è quello che è stato fatto fino ad ora, e da parte del governo regionale che vengano, dopo le dichiarazioni lodevoli del Presidente, cioè la ripartizione di 100 milioni di euro ai comuni della Sicilia, che vengano poi fatti anche gli atti amministrativi e che vengano fatti in tempi brevi, perché l'assistenza alimentare non può certamente essere sospesa. Cosa può essere utile in questo momento sapere? Io non sono in grado di darvi dettagli perché stiamo lavorando in maniera febbrile per consentire già alle 9 di mercoledì mattina ai primi, tra coloro i quali ne avessero bisogno, di trovare già gli approvvigionamenti necessari. Posso dirvi che inizieremo per l'appunto mercoledì mattina, posso dirvi che abbiamo individuato quattro sedi, due a Enna Alta, una a Enna Bassa e una a Pergusa, nelle quali distribuiremo i beni di prima necessità. Posso dirvi che stiamo valutando l'ipotesi, perché è necessario fare tutte queste operazioni garantendo comunque la sicurezza sanitaria, quindi dobbiamo evitare ovviamente assembramenti, e stiamo valutando l'ipotesi di dividere i giorni per lettere dei cognomi. Per cui magari mercoledì potranno andare alcuni, o per esempio nella fascia oraria antimeridiana potranno andare alcuni e in quella pomeridiana altri. Dobbiamo comunque lavorare nella logica di sempre, non dimentichiamolo, di contenere il contagio, e quindi questa è la prima esigenza. Domani vi daremo tutti i dettagli, cioè come fare l'autodichiarazione. Stiamo immaginando un sistema semplice, cioè attraverso i numeri verdi che domani vi daremo, di cui domani vi daremo i dettagli. Stiamo immaginando un sistema per cui ciascuno potrà chiamare e comunicare il proprio nome, il proprio cognome, a dire insomma di rientrare nelle condizioni per fruire di questa assistenza, e poi l'indomani sottoscrivere questa dichiarazione che verrà predisposta dai volontari che ci collaborano qui giorno e notte, che approfitto dell'occasione per ringraziare sempre con grande affetto per tutto quello che fanno, perché sono insostituibili nell'azione del Comune e del COC in questo momento. Posso dirvi che queste misure si rivolgeranno prioritariamente, così come il decreto del governo nazionale prevede, si rivolgeranno a chi oggi è in difficoltà, ma è una categoria diversa rispetto a chi è stato sempre assistito. Un po' perché chi è stato sempre assistito continua ad avere quell'assistenza,
è un po' perché abbiamo concordato con la Caritas in qualche modo di dividerci i compiti, e cioè coloro i quali non sono mai stati assistiti, perché per fortuna non ne hanno avuto bisogno e che hanno questa impellenza, e speriamo che finisca presto, saranno curati dal comune, dunque dal COC. Gli altri, coloro i quali erano comunque in qualche modo assistiti alla Caritas, ma che hanno una copertura attraverso altri strumenti di attenzione sociale, per l'appunto saranno assistiti dalla Caritas. Che altro può esservi utile? Sì, domani, che è l'ultimo giorno, perché dopodomani inizieremo a fornire questo servizio. Domani vi daremo tutte le notizie che saranno contenute sia nel sito del comune, sia nel sito del COC, del Centro Operativo Comunale, e sia saranno a disposizione di tutti coloro i quali chiameranno alla sala operativa del COC i numeri verdi che abbiamo e che conoscete, che comunque anche questi domani pubblicizzeremo in tutti i modi. E ovviamente contiamo sulla vostra collaborazione. Stiamo lavorando tutti in emergenza perché, come ormai in qualche modo abbiamo chiaro, siamo di fronte ad una sfida epocale rispetto alla quale nessuno era preparato e rispetto alla quale, se c'è una consapevolezza, è quella che dobbiamo fare squadra, e cioè che questo non è il momento delle polemiche, non è il momento dei rancori, non è il momento delle divisioni. Questo è il momento in cui tutti insieme dobbiamo collaborare per un bene più prezioso di tutte le divisioni, che è quello che riguarda la nostra vita e la vita dei nostri cari. Poi ci sarà tempo per dividerci quando ritorneremo, speriamo presto, alla normalità. E anche in quest'ottica, a conclusione del mio messaggio di oggi, non ometto di ricordarvi che il segreto del successo di tutto quello che stiamo facendo sta nel contenimento dei contagi, e il contenimento dei contagi sta nel ridurre al minimo indispensabile le uscite da casa. Grazie e a presto.